Signore e signori, buonasera e benvenuti alla Tenso Struttura di Valmontone per questa penultima giornata della prima fase del campionato di Serie B, Girone D. Ultimo impegno casalingo della fase regolare per la Virtus Airfire Valmontone, opposta questa sera alla BCC Vasto. Una partita molto ma molto importante e delicata per entrambe le squadre, dopo che ieri sera Giugnanova, battendo Ortona, ha fissato l'undicesimo posto in classifica e quindi salva. Le squadre ora possono solo giocare per un piazzamento migliore in zona playout. La Virtus Airfire, vincendo questa partita, sarebbe matematicamente dodicesima, mentre Vasto, vincendo stasera, potrebbe clamorosamente riaprire tutti i giochi per le ultime quattro posizioni e quindi per la composizione della griglia playout. Le squadre stanno prendendo posto in campo a dirigere questa sfida importante e delicata. Sono stati chiamati i signori Alessandro Beffumo di Milano e Matteo Colombo di Cantù. Andiamo a vedere le scelte dei coach. Coach Origlio manda in campo Marco Reali in cabina di regia con Antonio De Fabritis e Dario Scotavolpe sugli esterni. Luca Pongetti e Luca Biscotti completano il quintetto da lunghi. Per il Vasto in campo abbiamo con il 7 Vincenzo Di Piero, il doppio 0 Jacopo Grassi, il 13 Andrea Casettari, il 12 Marco Jovancic e con il numero 9 Luca Di Tizio. Il primo possesso è per la squadra ospite, con Grassi a chiamare il gioco, uomo contro uomo. Di Tizio sfrutta il pick and roll con Casettari, che si allarga, tira dal mezzo arco e realizza 2-0 per la squadra ospite, con una pigra uscita di Luca Bisconti, che ha lasciato tanto spazio al centro avversario per prendersi la conclusione e realizzare. C'è ora un attacco Virtus con Reali, che con tanto spazio si apre per la tripla di Marco Reali. 3-2 Virtus Airfire. Vuole correre Vasto con Di Piero, che consegna a Casettari, si arresta dal tiro libero, alza la parabola, il tiro non va, è Antonio De Fabritis a prendere l'imbalzo, parte la transizione virtusina, Bisconti è già dall'altra parte, va ancora da Marco Reali con tanto spazio, si prende un'altra tripla, super inizio di Marco Reali con un 2-2 che mette subito il ritmo anche il pubblico valmontonese. 6-2 in un amen, due triple di Marco Reali, ed ora bisogna difendere. C'è Scotavolpe appiccicato a Jovancic, che lo batte, riapre su Casettari che finta, poi si prende il tiro lungo, lotta rimbalzo, tocca De Fabritis, riparte Reali, siamo già dall'altra parte, Scotavolpe va in penetrazione, Casettari ferma con tutto, con un fallo, prima penalità della partita a carico del numero 13 lungo di Vasto. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus Airfire. Se ne incarica Dario Scotavolpe, c'è un triplo blocco sulla riga del tiro libero, esce Reali a prendere la palla, si allarga Scotavolpe inseguito da Di Tizio, pick and roll, blocco di Bisconti, scivola Scotavolpe, ma Bisconti è bravo a controllare la palla, riapre ancora su Reali, 7 secondi, Bisconti spalla a canestro, scarica su Reali, ancora tutto solo, triplo ancora di Marco Reali, super inizio del play virtusino con un 3-3 da 3 che manda subito al primo black la squadra di casa, 9-2. Lotta di posizione, Casettari è più bravo di Bisconti, riceve profondo, realizza da sotto, 9-4. Siamo già dall'altra parte, ancora Reali che prende la riga di fondo, poi sbaglia lo scarico per Scotavolpe, recupera Di Tizio, che Scotavolpe va a fermare la transizione di Di Piero con un fallo. 7:49 sul cronometro del primo quarto, l'Airfire è in vantaggio per 9-4. È Jacopo Grassi che va a prendere la palla per rimetterla in gioco. Esce Di Piero, riceve lui, opposto a Marco Reali, pick and roll centrale, passa Di Piero, scarica su Casettari che si appoggia al tabellone, il tiro non va, il rimbalzo è di De Fabritis. De Fabritis è già dall'altra parte, va in uno contro uno, Grassi però lo affronta fallosamente. Giusta la chiamata del signor Beffumo, che coglie in fallo il doppio zero Grassi, e primo viaggio in lunetta della partita per Antonio De Fabritis con 7:35 da giocare in questo primo quarto.
assegno il primo tentativo del numero 8 virtusino. Due su due, più sette per la Virtus Eifire. Ed ora è Grassi che chiama il gioco posto a De Fabritis. Aspetta il piazzamento dei compagni, è Jovancic che esce a prendere palla con Scodavolpe che lo bracca. Di Pierro opposta a Reali, passa sul blocco di Casettari che si apre, prende ancora un tiro Casettari e realizza l'attacco di Vasto. In questo momento ha un nome e un cognome, Andrea Casettari, 6 punti per lui, 11-6, palla profonda, Pongetti recupera la palla, c'è il fallo di Tizio. Terza penalità degli ospiti, di Tizio ha spinto Pongetti che stava ricevendo la palla a conclusione del gioco alto-basso con Luca Visconti, rimessa da fondo campo con 17 secondi per la squadra di casa, Scodavolpe a De Fabritis che si arresta, finta, va in penetrazione, alza la parabola in sottomano ma il ferro lo beffa ed ora bisogna difendere questi 5 punti di vantaggio. Di Pierro ancora lui a menare le danze. Viene colto però in infrazione di passi per Di Pierro, grazie, complice anche l'ottima difesa in scivolamento di Antonio De Fabritis. E la palla è nuovamente per la squadra di casa con Marco Reali a chiamare il gioco d'attacco. Marco Reali aspetta l'uscita di Scodavolpe che supera l'avversario, Visconti va al tiro, sbaglia, c'è un giocatore a terra, è Di Tizio. L'arbitro ferma il gioco, c'è stato uno scontro tra Scodavolpe e Di Tizio, abbastanza fortuito ci è parso. Scodavolpe nel tentativo di liberarsi ha colpito al volto Di Tizio che è costretto a tornare in panchina. Vediamo viene chiesto l'intervento del medico per Di Tizio, nel frattempo vediamo, si spiega la Scodavolpe con Di Tizio, attimo di fermo del gioco, c'è bisogno di soccorrere Di Tizio, ha preso un colpo al volto, probabilmente il naso, e c'è il cambio, entra il numero 11, il capitano della squadra avversaria Vittorio Yerbs a prendere il posto di Luca Di Tizio. Si riprende a giocare con Grassi che affida la palla proprio a Yerbs e chiama il gioco d'attacco opposto sempre ad Antonio De Fabritis. Grassi supera la metà campo e Yerbs si allarga per ricevere, aspetta ora il movimento dei compagni, è Di Pierro che si allarga seguito da Reali, Reali si oppone, ci sono 7 secondi ancora, Di Pierro, cambio accettato, è finito Visconti su Di Pierro, Di Pierro alza la parabola, ingancio e va a trovare un gran canestro allo scadere dei 24, siamo 11-8 con Vasto che sta ricucendo pian piano il divario iniziale. De Fabritis gira intorno al blocco di Visconti, si arresta, fa saltare la difesa e poi piazza 2 punti in assoluta tranquillità Antonio De Fabritis. Bisogna difendere, 5-55, 13-8 il parziale per la Virtus Eifire. La palla è per Yerbs, opposto ora a Scodavolpe, sempre il solito pick and roll, Scodavolpe però segue Yerbs, Casettari si allarga per la tripla cortissima, ma il più lesto rimbalzo a Grassi che riapre, nuovo possesso ospite con Di Pierro a chiamare il gioco testa, pick and roll ancora con Casettari, scarico Casettari dal tiro libero, il tiro però esce, De Fabritis è più pronta a rimbalzo. La palla arriva a Scodavolpe, Scodavolpe aspetta l'arrivo di Visconti che ha un'autostrada davanti e va ad inchiodare la bimane, Luca Visconti, e costringe al time out. Coach Luise, 5:20 da giocare, Virtus Eifire 15, BCC Vasto 8, a risentirci dopo l'intervallo.
esaurito il time out, tornano in campo le squadre, non ci sono stati cambi durante questo minuto di sospensione. Continuano nel frattempo in panchina di Vasso i soccorsi dello sfortunato Luca Di Tizio. Si è ripreso a giocare, Grassi riceve da Jerbs, supera in palleggio la metà campo, sempre braccato da Antonio De Fabritis, esce Jovancic che va in partenza, penetra, scarica su Grassi che riparte, prende però l'ottima difesa di Antonio De Fabritis che scivola molto bene sul lato, opporre il petto alla spalla di Grassi. Fallo in attacco di Grassi, c'è Di Pierro che continua a protestare vivacemente con l'arbitro, rumoreggia anche il pubblico. Fallo di sfondamento fischiato a Jacopo Grassi, rimessa per la Virtus Fire, Pongetti per Scodavolpe, Scodavolpe va in penetrazione, va a prendersi il fallo del numero 7 Di Pierro e Dario Scodavolpe andrà in lunetta con due tiri liberi. Ma possibile? A segno Dario Scodavolpe con il primo dei due tiri liberi. E completa il suo viaggio in lunetta con un 2 su 2 Dario Scodavolpe, 17-8 per la Virtus Fire, più 9 con 4,53 sul cronometro del primo quarto ancora da giocare. Jovancic riapre su Jerbs, Jerbs va in penetrazione ma l'arbitro vede un fallo lontano dalla palla di Luca Pongetti che ha trattenuto Casettari. Primi cambi anche per coach Origlio, escono dal campo Pongetti e De Fabritis e fanno l'esordio in questa partita Andrea Martino al suo esordio qui nella tensa struttura di Valmontone e il capitano Stefano Cecchetti. La rimessa è in zona d'attacco affidata a Di Pierro, esce Jovancic che si arresta, prende il tiro che non va, Reali è più lesto di tutti e parte in contropiede, si ferma perché è rientrato a bene Vasto, Reali ha scarica su Cecchetti, Cecchetti vede che Bisconti ha preso bene la posizione, Bisconti va a lavorare di piede perno e poi dall'alto della sua immensa classe il totem valmontonese piazza un gancio destro a canestro per più 11 per la Virtus Fire. Grandissima giocata da pivot vero di Luca Bisconti. Di Pierro gira intorno al blocco, va in penetrazione, cerca uno scarico per Casettari, buono l'intervento della difesa che devia la palla sul fondo, la rimessa con 6 secondi sul cronometro per l'attacco è da sotto canestro per la squadra in maglia rossa della BCC di Vasto affidata ancora una volta a Vincenzo Di Pierro. Esce Grassi ma viene ignorato, la palla arriva su Jovancic, Jovancic opposta a Bisconti, Casettari spalle a canestro, fa un movimento ma il tiro è corto, Reali raccoglie rimbalzo e affida la palla a Dario Scodavolpe, la palla è giocata su Bisconti che va in spalla a canestro, ancora Bisconti, piede perno, gancio mancino che non va, lotta a rimbalzo, Bisconti che contesta la presa di Casettari e si porta a casa la rimessa in zona d'attacco, cambio nelle file di Vasto, esce un positivo Andrea Casettari e lascia il posto a Alessandro Tabbi. Scodavolpe che rimette dal fondo campo, cerca Bisconti sul tiro libero, lo scarica per Cecchetti e ecco che si sviluppa l'attacco virtusino, Scodavolpe scarica su Reali, ancora dall'arco Marco Reali, questa volta però il suo tiro non va, il rimbalzo è di Grassi, primo errore dall'arco per Marco Vitali, mentre Jerbs in transizione spara una tripla sul pigro rientro della squadra valmontonese, 19-11. Scodavolpe si alza lui da tre, il tiro è corto, non va, deviazione di Jerbs su Jovancic, la palla arriva a Di Pierro che si arresta da tre, il tiro è cortissimo, prende la struttura, beffato la Cecchetti perché il tiro si è impennato, ha preso la struttura e sul rimbalzo Jovancic
è stato il più lesto. Scodavolpe ha fermato tutto con un fallo. Coach Origlio ci vuole parlare su e chiama timeout. A 3:09 dalla fine del primo quarto, 19-11 per la Virtus Hellfire. A risentirci dopo la sospensione. Si riprende a giocare con Jovancic sulla linea del tiro libero per questi due personali. Non va il primo. Uno su due, 19-12, sono sette le lunghezze di vantaggio della Virtus Hellfire. Vediamo come esce da questo timeout. Reali aspetta l'uscita di Martino, posta Yerbs, la palla finisce a Scodavolpe. Bisconti ha preso posizione contro Tabbi, va a lavorare spalla canestro Bisconti, triplicato, si blocca Bisconti, riesce a scaricare ma è persa la palla. Dall'altra parte Grassi pure perde la maniglia, restituisce il favore alla Virtus Hellfire. Persa da una parte e persa dall'altra, non è successo nulla e si riprende a giocare con Reali che chiama il gioco d'attacco. Marco Reali chiama un gioco laterale, esce Martino, Martino posto a Yerbs, ecco Scodavolpe, ancora Scodavolpe sul lato di Bisconti, prende il fondo, riprende su Cecchetti, Cecchetti esce, si spazia, Martino va a spalla a canesso, 4 secondi per completare, si gira Martino, conclusione sfortunata, il tiro del mancino virtusino che ora va a commettere il suo primo fallo. Il tiro di Martino appoggiato al tabellone è stato sputato dal ferro e cambio per la Virtus Hellfire, va a prendere fiato in panchina Dario Scodavolpe, torna in campo Antonio De Fabritis. La palla è finita a Grassi, De Fabritis è tornato ad occuparsi di Grassi, Reali è sempre su Di Piero, ecco Jovancic, consegna a Di Piero, si ferma sul tiro libero, è tutto chiuso, Jovancic va in penetrazione e l'arbitro va a vedere una spinta abbastanza evidente di Tabbi che per prendere posizione ha mandato all'aria Marco Reali, fallo in attacco del numero 20, gli arbitri hanno un conciliabolo, vediamo cosa decide il signor Befumo. Fallo in attacco di Alessandro Tabbi, un fallo abbastanza evidente. 2:06 da giocare, 19-12 punteggio, si sono un po' fermati gli attacchi da entrambe le parti, la partita riteniamo è molto importante e quindi gli atleti possono sentire un po' di tensione. De Fabritis palleggia, arresto e tiro corto, questa volta il fallo in attacco è di Luca Bisconti che ha spinto Tabbi ed è il primo fallo di Luca Bisconti. 1:53 da giocare, entrambe le squadre sono in bonus e per questo che Alessandro Tabbi va in lunetta per due tiri liberi. Assegno il primo tiro libero. Due su due per il lungo Di Vasso che riporta sotto la squadra ospite a meno 5. Cecchetti, bella partenza di Cecchetti che va ad appoggiare dopo aver battuto Jovancic con il primo passo, più 7 per la Virtus Hellfire. Questo vantaggio oscilla tra i 5 e 7 punti, la Virtus era arrivata anche a più 11, poi Vasso è rientrato, vediamo questa azione d'attacco ora, Jovancic opposta a Cecchetti, gira sul blocco di Tabbi, poi va in penetrazione, batte Bisconti, appoggia di Mancino e riporta sotto i suoi colori. Reali
Bisconti ha preso posizione contro Tabbi, si gira Bisconti, va a lavorare sotto, viene stoppato Luca Bisconti ma recupera rimbalzo, Cecchetti apre su De Fabritis, piedi a terra ma il tiro è lungo, Di Pierro recupera rimbalzo, stanno calando vertiginosamente le percentuali della Virtus, ora Yerbs lancia una preghiera, poi è il più lesto di tutti ad andarsela a riprendere, Jovancic per Tabbi, bellissimo intervento in difesa di Antonio De Fabritis, la palla l'ultima a toccarla è Tabbi tra le proteste della panchina di Vasto, ma sicuramente l'arbitro era meglio piazzato di tutti noi per poter giudicare, ultimo tocco di Tabbi. La rimessa è virtusina, cambi nel frattempo, fa il suo esordio in partita per Claudio Di Bello al posto di Marco Reali, entra in campo anche Pace in sostituzione del numero 7 Di Pierro. L'arbitro nel frattempo sta richiamando il coach Sergio Luise che ha protestato abbastanza vibratamente per questa decisione. Allunga un po' la difesa la squadra ospite, Di Bello supera la metà campo e allora lui in cabina di regia aspetta l'uscita di Martino, Martino va da Bisconti, sempre spalla a Canesso, Bisconti ferma il palleggio, sbaglia lo scarico, il recupero è Di Pace, si è un po' involuto ora il gioco d'attacco virtusino in questo finale di primo quarto, Grassi gira intorno al blocco, va in penetrazione, si sbilancia, il rimbalzo però è di Tabbi che va a realizzare 21-18. Torna a stretto contatto la squadra ospite, ultimo attacco per la Virtus, c'è pochissima differenza tra il cronometro dei 24 e quello della partita, De Fabritis recupera la palla, 9 secondi, pick and roll con Bisconti, De Fabritis scarica a Di Bello che stava per perdere la maniglia, recupera Bisconti che dal tiro libero lancia una preghiera che però non va, termina qui un primo quarto abbastanza nervoso con tanta tensione in campo che vede la Virtus Airfire avanti per 23-18. A risentirci dopo la pausa. L'intervallo per dare qualche punteggio, la Virtus Airfire ha 4 punti di De Fabritis, 9 di Reali, 2 di Scodavolpe, 4 di Bisconti e 2 di Cecchetti, per Vasto abbiamo 2 di Di Pierro, 3 di Jovancic, 6 di Casettari, 3 di Herbs e 4 di Tabbi. Le squadre sono già pronte per riprendere il gioco. Vediamo che per la Virtus Airfire sono pronti a rientrare Di Bello, De Fabritis, Martino, Cecchetti e Bisconti. Dall'altra parte in campo ci sono Grassi, Pace, Jovancic, Tabbi e Yerbs. La rimessa per la Virtus Airfire. Con Antonio De Fabritis che riceve la palla per iniziare il gioco, è ripresa la partita, sono 3 le lunghezze di vantaggio per la squadra di casa, la palla è arrivata a De Fabritis, pick and roll laterale con Bisconti, De Fabritis scarica su Martino che da centro area t'appoggia a canestro, più 5 Virtus Airfire con questa bella conclusione del mancino classe 95 che ha iniziato la prima parte della stagione a Napoli. 23-18, Yerbs parte, prende una bella riga di fondo, poi sbaglia il più facile degli appoggi, prende il rimbalzo e costringe al fallo Pier Claudio Di Bello, poco attenta la difesa virtusina in questa occasione con Yerbs che aveva sbagliato un facilissimo appoggio ma nessuno ha coperto il rimbalzo difensivo e ora Yerbs si prepara per 2 tiri liberi.
è a segno il primo tiro libero, partita che resta sempre su questo piccolissimo vantaggio per la squadra di casa, 23-20. Di Bello supera la metà campo e offre a Cecchetti, c'è Martino che ha preso posizione, ancora Martino a giocare spalla a canestro, va e violazione di passi per Andrea Martino che era andato spalla a canestro, cercava uno scarico per Bisconti, è stato chiuso molto bene dal raddoppio in area della squadra ospite, palla persa. Ed ora bisogna difendere questo possesso, vediamo, è Grassi che è opposto a De Fabritis che supera la metà campo, Grassi che offre a Jovancic opposto a Cecchetti, esce molto forte Bisconti su Jovancic che chiude il palleggio, riapre su Grassi che va in penetrazione, si arresta, gira, realizza poi un bel canestro giocando sul piede perno, girandosi di spalle, poi per andare a concludere. Ora Bisconti cerca lo scarico per il taglio di Martino, c'è una deviazione, la rimessa sarà in zona d'attacco, cambio per Agostino Riglio, esce Luca Bisconti, al suo posto entra Luca Pongetti, va a prendere un po' di riposo in panchina il totem virtussino e sarà Pongetti a surrogarlo ora nel ruolo di centro. La rimessa di De Fabritis, movimento, esce proprio Pongetti a prendere la palla, Pongetti si avvicina, viene stoppato da Tabbi che recupera pure la palla. ...23-22... ed ora Vasto alla palla per mettere anche il naso avanti, Jovancic opposto a Cecchetti, sfrutta il pick and roll, Tabbi va in posizione molto profonda, c'è qualcosa di dubbio, Jovancic aveva perso la maniglia, ma poi gli arbitri vedono una spinta di Cecchetti a rimbalzo su Tabbi, la rimessa in zona d'attacco della squadra ospite. 23-22 per la Virtus Elfire, 8-23 da giocare, Jerbs rimette la palla da fondo campo, la batte sulla schiena di Martino, poi va a spalla a canestro, Tabbi che con tanto spazio si prende una tripla che non va, il rimbalzo è di Pace che realizza, Vasto è a più uno, 24-23 per Vasto. Ed ora persa di Di Bello e fallo antisportivo fischiato a Pier Claudio Di Bello, momento topico della gara, la Virtus ha smarrito la fluidità del gioco offensivo ed ora Vasto ha la possibilità di allungare per questo fallo antisportivo fischiato a Di Bello che aveva perso palla e Grassi va in lunetta a trasformare il primo dei due tiri liberi. 2-2 ed ora è più 3 Vasto e palla in mano. È calato il silenzio nella tensa struttura, momento no della Virtus Elfire che ha un po' perso, come abbiamo già detto, la fluidità del gioco offensivo. Ma andiamo ora a difendere. Jerbs cerca Pace, gran recupero di Cecchetti, lancio in contropiede, Cecchetti va in conclusione Mancina a solare la carica, il capitano che rimette sotto la squadra. Ora gioco alto basso per Tabbi che riceve, Pongetti però gli frana addosso, secondo fallo per Luca Pongetti, rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite. E dopo 7:41 la Virtus Elfire è già in bonus, 4 falli di squadra già sul gruppone dei nostri ragazzi, la palla è su Grassi, ancora Cecchetti a rubare palla e questa volta è Jovancic a commettere un fallo antisportivo. Due splendide azioni difensive del nostro capitano, due rubate clamorose, la prima chiusa con un gran contropiede e la seconda si è portato a casa l'antisportivo di Jovancic. Ed ora Andrea Lunetta, il nostro capitano, con due tiri liberi. Nel frattempo è tornato in campo Dario Scodavolpe al posto di Andrea Martino. Viaggio in lunetta del nostro capitano che mette il primo tiro libero e quindi rimette le cose in parità.
e con il 2-2 di Stefano Cecchetti la Virtus torna avanti di un punto. Ha suonato la carica il nostro capitano con due splendide azioni difensive ed ora andiamo a giocare questo attacco. La palla da Pongetti arriva a Scodavolpe, Scodavolpe gira intorno al blocco di Pongetti, prende l'abbrivio, c'è un movimento, la palla su De Fabritis che fa una grande penetrazione ma poi pecca d'altruismo e regala la palla alla squadra ospite. Pace cerca Yerbs che però non tira, la palla arriva a Grassi che si alza da tre e mette la tripla che porta gli ospiti avanti 29-27. Scodavolpe supera il blocco di, sfrutta il blocco di Pongetti, Cecchetti va in partenza e va a prendersi il fallo del numero 24 Giuseppe Pace. 7-0-1 da giocare in questo secondo quarto. La Virtus Airfire è a quota 27, la BCC Vasto è a quota 29, partita in equilibrio. Di Bello che mantiene la palla, la offre a Scodavolpe, ancora il blocco di Pongetti, Scodavolpe gioca ancora intorno al pick and roll, si avvicina a Canessa, sbaglia l'appoggio, c'è una spinta e in questo momento poi l'arbitro va a vedere un fallo del numero 8 Antonio De Fabritis che ha fermato la transizione. C'era stato qualche contatto di troppo sotto il canestro della squadra ospite, torna nel frattempo in campo Marco Reali al posto di Pier Claudio Di Bello e la chiamata dell'arbitro se il fallo di De Fabritis porterà in lunetta il numero 24 Giuseppe Pace per due tiri liberi. Più due e possesso palla per la squadra, più due e viaggio in lunetta per la squadra ospite. Vediamo che in lunetta è Jacopo Grassi per due tiri liberi. Il primo tiro libero non va. Partita molto molto difficile questa di oggi per la grande importanza della posta in palio. Grassi realizza il secondo tiro libero e va in panchina, torna al suo posto Vincenzo Di Pierro. Tre lunghezze di vantaggio per la squadra ospite in questo momento con 6:46 da giocare. Reali e Cecchetti scambiano la palla, Marco Reali supera la metà campo, torna la palla su Cecchetti che viene trattenuto ed ora l'arbitro va a vedere la trattenuta di Yerbs contro Scodavolpe. C'era stato anche in precedenza un intervento poco ortodosso di Pace su Cecchetti, cioè, continuano a protestare i giocatori del ospiti. È il terza penalità di squadra, l'arbitro va in panchina a redarguire nuovamente la panchina ospite, evidentemente non vuole più sentire proteste. Marco Reali nel frattempo è rientrato in campo. La palla Scodavolpe la rimette da fondo campo, movimento di blocchi, un po' di difficoltà ma esce De Fabritis, Pongetti ha preso posizione ma non c'è linea di passaggio, Cecchetti fa saltare Tabbi, va in penetrazione, perde la maniglia e persa dal nostro capitano Di Pierro, è già dall'altra parte, chiama il gioco, Reali è opposto a lui. Vasto all'occasione per poter allungare, Di Pierro gira sul blocco di Tabbi, la palla arriva a Jovancic, Yerbs continua a palleggiare, si arresta, riscarica su Jovancic che da molto lontano va al tiro, Cecchetti a rimbalzo, ancora una volta Pace va a contestarlo in maniera poco ortodossa, nel frattempo Scodavolpe dall'altra parte si prende una tripla che non va, Cecchetti recupera a rimbalzo, rumoreggia il pubblico perché qualche contatto di troppo viene perdonato, Reali gioca il pick and roll centrale, poi va in penetrazione, Tabbi lo chiude, la palla in angolo per Cecchetti, Cecchetti che tira a fil di sirena ma è infrazione di 24 secondi. La Virtus perde un'altra occasione e ora ancora Vasto con la possibilità di allungare. 27-30 dice il tabellone con 5:39 da giocare.
Di Pierro supera la metà campo posta a Marco Reali, esce Jovancic seguito da Cecchetti, si apre, prende la tripla e la realizza. Time out chiamato da coach Origlio, che vuole parlarci su. Vasto è a più 6 in questo momento, momento che i ragazzi di coach Origlio ora devono superare. Bisogna reagire a questa situazione. A risentirci dopo il time out. Tornano in campo le squadre, nessun cambio, anzi nella Virtus Elfaira esce Dario Scodavolpe, torna in campo Pier Claudio Di Bello, nessun cambio invece nelle file degli ospiti, che rimangono con il quintetto che in questo momento ha portato a più 6 la squadra ospite. Chiama il gioco d'attacco Marco Reali, è calato il silenzio alla tensostruttura, struttura, i tifosi assistono un po' mutoliti a questa partita, c'è tanta tensione, vediamo cosa succede. De Fabritis prende il blocco di Poncetti che poi rolla dentro, De Fabritis si isola, scarica su Reali, va a prendersi la palla in angolo, opposta a Jovancic, penetrazione De Fabritis, scarico su Poncetti che va a prendersi il fallo di Tabbi, che non con le braccia ma probabilmente con il corpo si è opposto fallosamente a Luca Poncetti, che andrà in lunetta con 2 tiri liberi ed entra in bonus anche la squadra ospite. Sono 6 le lunghezze da recuperare per la Virtus Elfaira in questo momento, 27-33. Ecco Luca Poncetti in lunetta con il primo dei suoi 2 tiri liberi, il primo va a segno. Occorre cambiare marcia. E 2 su 2 per Luca Poncetti. Ora bisogna difendere, trarre forza dalla difesa per ricucire questo piccolo strappo. Di Pierro prende palla opposta a Marco Reali che lo bracca per tutto il campo. Di Pierro supera la metà campo con 16 secondi ancora per cucire l'azione d'attacco. Pick and roll centrale, Tabbi blocca, Di Pierro si alza e realizza dal tiro libero. Bella questa giocata, un brocco granitico di Tabbi ha liberato al tiro il play ospite. Reali che si alza da 3, non va il tiro di Reali, il rimbalzo è per la compagine ospite che è più 6 e palla in mano in questo momento. Di Pierro aspetta l'uscita di Herbs, ignora il passaggio, ancora Tabbi che sale per un pick and roll centrale, Reali resta sul blocco ancora una volta, ancora Di Pierro in gancio e prende il largo Vasto che ora ha 8 lunghezze di vantaggio. Cecchetti per De Fabritis, De Fabritis si butta dentro, Herbs devia, la palla va fuori, rimessa in zona attacco per la Virtus, esce Poncetti, torna Bisconti, c'è bisogno ora di una scossa per la Virtus Elfaira, esce Tabbi e rientra Casettari, giocano un po' a scacchi le due panchine. Vasto ha preso 8 punti di vantaggio e la Virtus deve assolutamente reagire. Non stanno, dopo un buon avvio i ragazzi di coach Origlio si sono un po' arenati ed ora ecco questa azione d'attacco con Di Bello. De Fabritis trova un varco, va ad infilarsi ma perde palla perché Di Pierro è il più rapido di tutti e gliela va a strappare. Di Pierro è già dall'altra parte, gira intorno al blocco, si rialza dal tiro libero e realizza ancora più 10 Vasto, più 10 Vasto. Bisconti, spalla a Canesso, va a realizzare Luca Bisconti anche con il fallo e questa è la risposta che ci voleva. Il fallo è di Casettari, è il suo secondo fallo. Luca Bisconti in lunetta per completare questo gioco da 3 punti. Bisogna reagire, bisogna ricucire questo strappo. Luca Bisconti realizza il suo gioco da 3 punti, meno 7 per i padroni di casa. Di Pierro opposto a Marco Reali chiama il gioco laterale, Cecchetti opposto a Jovancic, Casettari lo porta via, Jovancic tira dal parcheggio della terza struttura, il rimbalzo lo cattura
Pace che realizza da sotto, ancora un rimbalzo in attacco a punire la Virtus. Ora Bisconti contro Casettari, riapre De Fabritis in angolo, non va il tiro di De Fabritis, lotta rimbalzo e l'arbitro va a vedere un fallo di Luca Bisconti. Fallo di Luca Bisconti, e questa è una bruttissima notizia per Coach Origlio, perché è il terzo fallo di Luca Bisconti. Esce nel frattempo Di Bello, fallo tecnico a Luca Bisconti. A fenomeni! Secondo e terzo fallo di Luca Bisconti, fallo tecnico. E Di Pierro che ha la possibilità di andare in lunetta a trasformare questo fallo tecnico. Si riprenderà ora con una rimessa in zona d'attacco per Vasto, che è più 10 e palla in mano. Onestamente non abbiamo seguito bene questa azione, il fallo fischiato a Luca Bisconti. Luca Bisconti si è arrabbiato moltissimo, l'arbitro lo ha subito sanzionato con un fallo tecnico. Ora conciliabolo al tavolo e gli arbitri parlano, gli arbitri stanno confabulando, perché l'azione di Bisconti fallosa era in bonus. Vediamo cosa decidono gli arbitri. E Casettari, Casettari sbaglia il tiro libero e sbaglia anche il secondo. Quando fischi male poi non va dentro. Ed ora Vasto ha sciupato questa occasione per allungare, ma ancora la palla in mano per il possesso, più 10 e palla in mano. Jovancic parte contro Cecchetti e va a segnare in conclusione Mancina, più 12 per Vasto che sta allungando in maniera abbastanza decisa. Ora Martino va a spalla a canestro, si gira, scarica su De Fabritis, Cecchetti con tanto spazio, con la tripla del capitano che riporta sotto le due cifre il divario. Jerbs parte, nel frattempo ci si è messi a zona lato Virtus, sbaglia Di Pierro, Bisconti strappa il rimbalzo, Reali è già dall'altra parte a quattro ruote motrici e Jovancic va a commettere fallo, si fa ingolosire dal palleggio di Reali che andrà in lunetta con due tiri liberi e time out chiamato da coach Luise. Ci saranno due tiri liberi dopo il time out chiamato dalla panchina ospite. Va sempre con la gamba sotto, va, guardalo prima che si fa male qualcuno. Lunetta per due tiri liberi, non ci sono stati cambi in questo time out. Non va il primo tiro libero di Marco Reali, sputato letteralmente fuori dal ferro. Ed ora secondo viaggio in lunetta per Marco Reali, che realizza meno 8. La palla è per il numero 7 Di Pierro, che supera lentamente la metà campo. La Virtus è a zona. Ora Di Pierro, opposto a De Fabritis, gira sul blocco, scarica su Jovancic, la palla in angolo a Jerbs. Jerbs cerca lo scarico, ma De Fabritis è più lesto di tutti, va in coast to coast Antonio De Fabritis a realizzare in sottomano, meno 6. Ancora Di Pierro che
a superare lentamente la metà campo. Jerbs per Di Pierro, Di Pierro ancora, Jerbs penetra, scarica per Jovancic che si alza da tre, il tiro non va, è Cecchetti a prendere rimbalzo, ancora De Fabritis dall'altra parte, De Fabritis incrocia, va a tirare di sinistro e realizza ancora Antonio De Fabritis. La Virtus sta tornando sotto, è a meno 4 con 1.43 da giocare, si torna uomo con Reali opposto a Di Pierro, esce Jovancic seguito da Martino, Jovancic sfrutta il blocco di Casettari che si allarga per ricevere, Bisconti è molto lontano dal canestro, Casettari prende il centro e realizza con una mano morbidissima, meno 6. Reali è già dall'altra parte, Bisconti ha preso posizione contro Casettari e questa volta il fallo è di Casettari sul nostro pivot, e anzi il fallo è di Di Pierro, fallo del numero 7 Di Pierro, per lui secondo fallo. Esce il capitano Jerbs, torna in campo Jacopo Grassi e Luca Bisconti in lunetta per due tiri liberi. Realizza Bisconti il primo tiro libero. E fa 2 su 2 Luca Bisconti. Meno 4 per la Virtus a 1.16 dal termine di questo secondo quarto e quindi all'intervallo lungo. Jovancic seguito da Cecchetti molto lontano dal canestro, la palla in angolo a Grassi che va, termina a terra ma riesce a scaricare, Jovancic ancora si gira, Grassi libero dall'arco con la tripla che non va e il rimbalzo viene contestato e l'ultimo tocco è di Marco Reali, rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite con 55 secondi sul cronometro. Ancora sono 4 le lunghezze di vantaggio, la Virtus ha ricucito uno strappo di 10 lunghezze. Casettari mette la palla a terra opposto a Cecchetti, chiude il palleggio, scarica su Grassi, Jovancic molto lontano dal canestro, Bisconti gli contesta, Bisconti la palla e perde la maniglia Jovancic, la palla finisce in tribuna, la rimessa è virtusina, c'è bisogno però di asciugare il parquet. 43 secondi da giocare, Virtus ha la palla per accorciare ulteriormente il divario, cambio nel frattempo, esce Jovancic ed entra Cordici che fa il suo esordio in questa partita, probabilmente vuole risparmiare il suo bomber per queste ultime azioni difensive. Reali riceve la palla e supera la metà campo, offre a Cecchetti, ecco che De Fabritis esce inseguito da Grassi, De Fabritis offre la palla a Reali, Bisconti prende posizione contro Casettari, va a lavorare, si alza dal centro del canestro, c'è Grassi che si attacca alla retina, tra le proteste del pubblico gli arbitri lasciano giocare, incredibile questa decisione degli arbitri, Grassi si è attaccato alla retina tirando fuori il pallone ed ora Di Pierro sta giocando l'ultimo attacco, 7 secondi, Di Pierro contro Bisconti, la palla va a Pace che sfonda su Stefano Cecchetti lasciando 3 secondi sul cronometro virtusino. Bisconti che va ancora a chiedere spiegazioni all'arbitro, vediamo che il pubblico rumoreggia, non ha gradito la decisione arbitrale sul tiro di prima, ed ecco Reali che si prende una tripla sputata dal ferro, quest'ultima tripla termina qui un intenso primo tempo, finisce per Vasto 46 Airfire Virtus Varan Pontone 42, a risentirci dopo l'intervallo. Rientriamo in collegamento dalla tensostruttura di Valmontone per
l'inizio di questo terzo quarto tra l'Alfire Virtus Valmontone e la BCC Vasto. Coach Origlio schiera Reali, De Fabritis, Martino, Pongetti e Bisconti. Dall'altra parte in campo abbiamo Di Pierro, Grassi, Jovancic, Casettari e Pace. Nel corso del primo quarto un infortunio di gioco ha per il momento tolto dalla partita Luca Di Tizio, mentre anche Dario Scolavolpe, il virtusino Dario Scolavolpe, a bordo campo con una borsa del ghiaccio su una caviglia, sofferente già da tempo. Nel frattempo si è ripresa a giocare Grassi, che scarica su Di Pierro. Di Pierro passa accoppiato a Reali, la palla gira, Pace cerca di battere De Fabritis, azione molto perimetrale, Grassi va in penetrazione contro Bisconti, perde per un attimo la maniglia, ancora a spalla canestro di Grassi che poi va in semigancio e Bisconti prende il rimbalzo dopo la deviazione di De Fabritis e costringe al fallo Giuseppe Pace, che si butta con irruenza sulla palla. E primo fallo di questo terzo quarto, 4 punti da recuperare per la Virtus, che va in azione d'attacco con Marco Reali che a cucire il gioco. Ecco che si aspetta l'uscita di Andrea Martino, ma non c'è la ricezione, tiene vivo il palleggio Reali, aspetta l'uscita di De Fabritis. Bisconti ha preso posizione profonda, va Bisconti dal centro area, alza la parabola, il tiro non va, il rimbalzo è di Jovancic dopo il tentativo di Poggetti. Siamo già dall'altra parte del campo. Di Pierro opposto a Marco Reali, gioco pick and roll centrale con Casettari che poi va via, si allarga per la ricezione Pace, Jovancic prende il consegnato, ancora Jovancic si butta in penetrazione e Andrea Martino si oppone fallosamente. Ci saranno 2 tiri liberi per Marco Jovancic alla ripresa del gioco. Nel frattempo cambio nelle file ospite, esce Pace e torna in campo Yerbs. Jovancic in lunetta con 2 tiri liberi, quindi con la possibilità di allungare per la squadra ospite. Va il primo tiro libero. Va anche il secondo, più 6, 42-48 il punteggio. Reali ancora su Bisconti, Bisconti spalle a canestro, aspetta il movimento dei compagni, poi serve Pongetti, la rimessa è per la squadra ospite, persa di Pongetti, ed ora allunga la difesa a tutto campo coach Origlio. Si è ripreso a giocare con Di Pierro che supera la metà campo, 6 punti e palla in mano per Vasto. Reali opposto, Di Pierro gioca un pick and roll centrale, scarica su Jovancic che prende la penetrazione, riapre su Di Pierro che si alza da 3 ma non va, il rimbalzo di De Fabritis. De Fabritis spinge la transizione, poi apre su Martino, va a recuperare la palla in angolo, finta, supera Yerbs, si arresta, alza la parabola, non va, il rimbalzo di Jovancic. Ancora un tentativo no per i nostri colori con Di Pierro che è già dall'altra parte, semina Reali, scarica su Casettari che si allarga, finta il tiro, va a spalla canestro contro Bisconti, si spazia e va a realizzare, più 8 per Vasto, con una Virtus che sembra subire un po' passivamente queste iniziative. Bisconti va ora ad attaccare Casettari e lo va a costringere al fallo, attaccato dal palleggio questa volta il nostro pivot. Terzo fallo di Casettari, rimessa in zona d'attacco per i nostri colori. Marco Reali si incarica della rimessa,
Visconti prende la palla, va a lavorare di piede perno, mette la palla a terra e poi va a prendersi il quarto fallo di Casettari. Grande giocata ancora una volta di Luca Visconti, quarto fallo di Casettari che in un amen si trova fuori, si trova costretta a tornare in panca. Al suo posto entra Tabbi con Luca Visconti in lunetta con due tiri liberi. È a segno il primo tiro libero del nostro centro. Che fa 2 su 2 e riporta a meno 6 i colori virtusini. Grassi, c'è Martino opposto a lui. Si difende uomo contro uomo, Yerbs contro De Fabritis, esce Di Pierro, 13 secondi, Di Pierro va ad attaccare Visconti, si arresta, Yerbs ora parte, si arretiro, il tiro non va, Tabbi prende il rimbalzo, si gira Mancino, conclusione che non prende neanche il ferro da un metro, De Fabritis è già dall'altra parte, Reali scarico per Poncetti, spalla a canestro, doppio palleggio e persa per Luca Poncetti. I nostri ragazzi sciupano questa occasione per ritornare in partita e bisogna ora tornare a lavorare forte in difesa per recuperare il possesso e quindi tornare a ridosso della squadra ospite che continua a mantenere queste 6 lunghezze di vantaggio maturate con un secondo quarto giocato veramente bene dalla compagine ospite. Si pressa ora a tutto campo per la Virtus, Jovancic riceve per la rimessa e è Grassi che va a superare la metà campo. Grassi contro Martino, Yerbs, esce il solito Di Pierro opposto a Marco Reali, pick and roll molto lontano dal canestro con Tabbi che consente il passaggio del suo play che tira, sbaglia e Visconti va a catturare il rimbalzo e viene sanzionato il quarto fallo a Luca Visconti. Quarto fallo di Luca Visconti, sanzionato in azione di rimbalzo difensivo. 6:55 da giocare, bruttissima notizia per coach Origlio perché Luca Visconti, il totem biancorosso, ha 4 falli. Rimessa ora in zona d'attacco di Pierro per Tabbi, Tabbi per Jovancic, Jovancic cambio accettato, c'è Visconti davanti a Jovancic che proverà ad attaccarlo. Lo scarico è per Tabbi che da sotto sbaglia un'altra conclusione, Martino vola in contropiede, Reali si arresta ancora su Martino, ecco che arriva Visconti, Martino va a spalla a canestro, aspetta, cerca Poncetti, la palla viene recuperata dai giocatori di Vasto e Yerbs va in penetrazione su Marco Reali, il pubblico rumoreggia perché l'arbitro è andato a vedere il fallo di Marco Reali quando pareva chiaro lo sfondamento di Yerbs. Decisione al limite del signor Befumo che manderà in lunetta al capitano ospite, nel frattempo esce Poncetti, rientra capitan Cecchetti. Agostino Riglio rischia Visconti in campo con 4 falli, rumoreggia il pubblico ancora. 2 tiri liberi per il capitano Yerbs, decisione assolutamente che non ci sentiamo di condividere questa perché Yerbs non era in azione di tiro. Comunque, tant'è, più 7 della squadra ospite, Yerbs con il secondo tiro libero. A segno, più 8 per la squadra ospite, la Virtus deve stringere i denti, deve ricucire questo strappo perché è fondamentale portare a casa questo successo oggi. Reali, De Fabritis, Martino per Visconti, spalle a canestro, aspetta l'arrivo di De Fabritis che si alza dall'angolo, il tiro non va, il rimbalzo è controllato dalla squadra ospite, Grassi supera la metà campo, offre a Jovancic, Jovancic a Yerbs, c'è Tabbi che prende posizione con Visconti, la palla viene riaperta con Grassi che va in penetrazione, sbaglia Visconti,
controlla il rimbalzo, poi supera con De Fabritis la metà campo, chiude il palleggio De Fabritis, si riappoggia su Bisconti, pick and roll centrale, De Fabritis che va in penetrazione, scarica su Bisconti, deviazione di Grassi, rimessa in zona d'attacco per l'Airfire Virtus Valmontone. C'è bisogno di cambiare ritmo, c'è bisogno di una scossa, i ragazzi stanno giocando un po' passivamente, stanno accettando passivamente questo risultato. Cecchetti in penetrazione a fil di sirena dei 24 secondi, il nostro capitano trova una grande conclusione in sottomano che ridà vita alle speranze virtusine, meno 6 a 5 e 19 dalla fine del terzo quarto. Tabbi contro Bisconti, si fa spazio, Bisconti si ferma, Tabbi sbaglia ancora e siamo dall'altra parte. Martino offre a Cecchetti, Cecchetti che si arresta, spara da tre, la tripla del nostro capitano Stefano Cecchetti a suonare la carica, meno tre, ed ora tutti in difesa con i biancorossi. Di Pierro gioca il pick and roll, c'è il cambio, Cecchetti accetta il cambio, Di Pierro prende la rincorsa, vediamo, scarica su Grassi che si alza da tre con tanto spazio e realizza la tripla del più 6, subito restituita questa tripla. Siamo ancora lì con 6 punti da recuperare. Bisconti a De Fabritis, De Fabritis che torna ancora dal pivotone, Bisconti aspetta e poi si prende un tiro dalla lunetta, il tiro è lungo, il rimbalzo di Pierro, Di Pierro che sfrutta il blocco e va a realizzare. Time out per coach Origlio, con Vasto che ha ripreso 8 lunghezze di vantaggio, ma è ancora lunga, ci sono 4 e 12 da giocare in questo terzo quarto, la Virtus deve reagire, ci risentiamo dopo il time out. Stefano Cecchetti riceve la palla per riprendere a giocare, nel frattempo è entrato in campo Pier Claudio Di Bello al posto di Luca Bisconti, va con un quintetto piccolo, coach Origlio senza centri, sarà Stefano Cecchetti a fungere da 5 in questo frangente. De Fabritis è andato in penetrazione, costretto ad uscire dall'area, riesce fuori, 8 secondi, si arresta, tiro di De Fabritis, a segno Antonio De Fabritis, meno 6, ora bisogna difendere forte, c'è Di Pierro opposto a Marco Reali a superare la metà campo, la palla arriva a Jovancic, c'è Tabbi che esce contro Cecchetti, la palla gira ancora su Grassi, ancora 8 secondi per tirare, il movimento di Gabbi e fallo in attacco di Tabbi che prende a sportellate Martino in maniera poco ortodossa e rimessa in difesa Virtus, persa per la squadra ospite con il fallo in attacco di Tabbi. Ora la Virtus ha la possibilità di accorciare, 51-57, Marco Reali a chiamare il gioco, esce De Fabritis a Ricciolo che lo scarico in angolo viene intercettato da Jovancic, recupero completato, Di Pierro è già dall'altra parte, ancora Jovancic in angolo a Jerbs, prende il fondo per Tabbi che questa volta realizza da sotto e riporta 8 le lunghezze di vantaggio per Vasto. Reali va in uno contro tutti, riapre su Cecchetti che con tanto spazio realizza la tripla del meno 5, 5-4 a 5-9. Grande prestazione di Stefano Cecchetti che sta caricandosi la squadra sulle spalle, ora va in pressing su Grassi che però forza il passaggio, va vicino al recupero la Virtus, Jerbs, il recupero è completato da De Fabritis che si butta a tutta velocità, non va al contropiede, la rimessa è in zona d'attacco per la Virtus, fasi concitate, De Fabritis ha sbagliato un facile sottomano, ma Cecchetti, ancora lui, è volato a rimbalzo a controllare e costringere alla deviazione fuori la squadra ospite.
La palla viene affidata a Di Bello per la rimessa, il time out chiamato da coach Luise. La Virtus torna in panca per questa sospensione a 2:29 dal termine del terzo quarto. High Fire 54, BCC Vasto 59. Torniamo in collegamento con Reali, pronto per la rimessa. Movimento, esce De Fabritis. La palla arriva a Cecchetti in punta. Cecchetti scarica su Martino. Martino va in uno contro uno contro Tabbi e Di Pierro è rapidissimo da dietro a strappargli la palla. Yerbs parte, si allarga in angolo con la tripla che non va. Il rimbalzo viene catturato da Jovancic. Tabbi è rimasto sotto canestro, viene... c'è un tentativo di servirlo ma De Fabritis legge tutto e recupera. Siamo dall'altra parte, Reali si arresta da tre, il tiro non va, De Fabritis mette un gran rimbalzo ma non fischiano più nulla. C'era un clamoroso fallo su Antonio De Fabritis non rilevato e viene fischiato poi un fallo nella seconda azione, fallo che porta gli ospiti in bonus. Nel frattempo c'è un cambio, entra Pongetti al posto di Antonio De Fabritis. 1:50 da giocare, sono 5 le lunghezze da recuperare per l'Airfire Virtus Valmontone. Martino è lunetta per due tiri liberi, anche il bonus era già stato speso in precedenza, quindi due tiri liberi per Andrea Martino. Non va la prima conclusione con la palla che balla su entrambi i ferri. Il secondo è a segno, meno 4, 1:50 da giocare, ma bisogna lavorare in questa metà parte, in questa parte della metà campo. Ecco che Grassi va a servire Jovancic, Cecchetti il contropiede, viene, gli strappano la palla, c'è una grande protesta del pubblico ma non abbiamo visto perché il nostro giocatore ci dava le spalle. Comunque gran recupero ancora del nostro capitano e grande volata in difesa di Jovancic, i due si danno la mano, quindi questo è il tono e era tutto regolare. Rimessa Virtus, Di Bello per Cecchetti. Cecchetti che prende il fondo, ora è rientrato Pace in campo, la palla arriva a Reali, Reali a Martino, gira la palla, Di Bello va nel mezzo angolo, Martino per Cecchetti che si apre, tira in faccia a Tabbi, il rimbalzo è catturato da Yerbs. Viene chiamata la zona da coach Origlio, ecco Di Pierro che ferma il palleggio, fa sistemare i suoi, Pace, c'è Tabbi che va a prendere posizione, come al solito si sbraccia molto, la palla gira su Jovancic che dall'angolo centra la tripla del più 7 per gli ospiti. Siamo già dall'altra parte con Marco Reali, Cecchetti si prende una tripla da lontanissimo, non va, Martino è più lesto a rimbalzo, lo cattura, riapre su Reali, ancora Cecchetti da tre con la finta, il tiro non va, rimbalzo, Martino a segno! Martino, meno 5, bisogna soffrire e lottare tutti insieme, riprende fiato anche il tifo virtusino, Di Pierro ferma il palleggio, 10 secondi per l'azione d'attacco, chiama il pick and roll centrale, si ferma per Yerbs, Yerbs parte con una sospetta infrazione di passi, poi la palla viene tirata da Pace, rimbalza Di Martino, siamo dall'altra parte, Cecchetti in angolo per Di Bello ma il passaggio è sbagliato. 7 secondi sul cronometro per quest'ultima azione d'attacco. Volevo far fallo, possiamo fare un fallo. Fatica a rimettere la squadra ospite, Yerbs, 3 secondi, 2 secondi, la palla arriva a Pace che sbaglia l'ultimo tiro, si va
all'ultimo riposo con Basso avanti per 62-57. A risentirci per gli ultimi 10 minuti di questa partita. Si riprende a giocare questo ultimo quarto in campo per la Virtus Erfurt. Reali di Bello, Reali di Bello, Cecchetti, Pongetti e Bisconti. Si è messa a zona la squadra ospite, Pongetti per Reali, la palla gira per linee esterne, Di Bello prende una linea di penetrazione, riapre su Cecchetti, dimenticato in punta, e il capitano apre il quarto con la tripla del meno due, ed ora è zona anche per la Virtus. Di Pierro serve Yerbs opposto ora a Marco Reali, salta uomo la squadra virtusina, Jovancic in angolo, sbaglia, rimbalza di Pongetti e Reali a spingere la palla dall'altra parte, Cecchetti, Di Bello si prende il tiro dal mezzo angolo e Di Bello! Pareggio Virtus, 62 pari, 9-10 da giocare, forza ragazzi! Yerbs per Di Pierro che si prende ancora il tiro, che non prende manco il ferro, e la rimessa sarà per la Virtus. Sei tu che ti ricordi, cambia sport, cambia sport, è l'ago, tira, allarga le zampe, Reali ha superato la metà campo, Cecchetti per Di Bello. Di Bello aspetta l'uscita di De Fabritis che è tornato sul parquet al posto di Pongetti. De Fabritis attacca Jovancic, va in penetrazione, lancia la palla, Bisconti triplicato, la palla esce e Di Bello ancora! Bisconti è riuscito a far passare una palla miracolosamente e Di Bello porta avanti la Virtus 6-4, 6-2. Sale nuovamente il tifo del pubblico, palla in angolo, Jovancic con tanto spazio a sbagliare ancora, il rimbalzo è di Tabbi, è cominciato forte questo quarto quarto la Virtus, Yerbs per Pace, per Di Pierro, ci sono 4 secondi per chiudere l'azione, Di Pierro si butta dentro, perde la maniglia, perde la palla virtusina e Stefano Cecchetti chiama a gran voce il pubblico, cambio per coach Luise che riporta in campo Grassi al posto di Pace. +2 palla in mano per i nostri colori con Marco Reali che supera la metà campo, aspetta l'uscita di Di Bello, Di Bello che ha messo 4 punti veramente fondamentali in questo quarto quarto, De Fabritis opposto a Grassi, la palla arriva a Bisconti che va a lavorare, spalla a canestro, raddoppiato fallosamente Andrea Lunetta, Luca Bisconti con 2 tiri liberi, il fallo è del numero 11 Yerbs, è il secondo fallo. Ha giocato con pazienza questa volta la Virtus, i ragazzi hanno aspettato la posizione profonda di Bisconti che spalle a canestro si è andato a prendere il fallo ed ora eccolo il Lunetta con il primo tentativo che va a segno. Ora può mettere più di un possesso pieno di vantaggio Luca Bisconti con il suo secondo tentativo dalla lunetta. A segno anche il secondo, a 7.45 da giocare, 6-6-6-2 per la Virtus Erfurt che ha rimesso il naso avanti, Grassi opposto a De Fabritis, la Virtus è tornata a uomo, Jovancic sfrutta il blocco di Tabbi, cambio accettato, Jovancic penetra, butta la palla, Bisconti raccoglie il rimbalzo, offre a Di Bello che va a chiudersi, la palla arriva su Reali, Reali riapre il gioco, Cecchetti, non c'è passaggio per Bisconti, De Fabritis, ora c'è per Bisconti, spalle a canestro, Bisconti tiene il perno, scarica su Reali che sta per perdere palla, ma Bisconti con 4 secondi si gira e c'è ancora una volta il fallo su Luca Bisconti,
veramente Bisconti quando va a spalle a canestro è un osso non duro ma durissimo. Terzo fallo di Tabbi, rimessa in zona d'attacco per la Virtus Airfire, la squadra padrona di casa che ora ha quattro lunghezze di vantaggio. Di Bello fatica a rimettere la palla e arriva De Fabritis, c'è una deviazione di Grassi, ancora rimessa Virtus, è De Fabritis ora ad occuparsi della rimessa, esce Marco Reali a prendere la palla, De Fabritis si arresta da tre in punta, la tripla di Antonio De Fabritis, più 7 Virtus. Ed ora bisogna difendere, eccolo Di Pierro opposto a Marco Reali, pick and roll con Tabbi, Di Pierro dal tiro libero si arresta, non va, il rimbalzo di De Fabritis che supera metà campo offrendo palla a Reali, Reali a Cecchetti che arresta e tiro da tre che non va, Stefano Cecchetti è andato per prendere alla giugulare gli avversari, non c'è riuscito, più 7, bisogna difendere, fallo in attacco di Tabbi che per prendere posizione ha abbracciato Luca Bisconti, time out in campo a 6-19 dal termine con la Virtus Airfire che è tornata a più 7 punti di vantaggio, a risentirci dopo il time out. Si riprende a giocare con Marco Reali che si incarica di superare la metà campo, torna a cantare il pubblico virtusino. Bisconti consegna a De Fabritis che si allarga in angolo, sempre seguito da Grassi, scarica su Cecchetti che mette la palla a terra, penetra, scarica su Bisconti che da sotto riceve l'assist del capitano e va a depositare il più 9. Di Bello bracca Grassi per tutto il perimetro, Di Pierro esce a prendere palla, opposa Reali, poi cerca Tabbi contro Cecchetti, Tabbi va a giocare e Stefano Cecchetti gli impedisce di tirare, fallo di Stefano Cecchetti, due tiri liberi per Tabbi, secondo fallo di Cecchetti. Nano, abbassa i gomiti! Rumoreggia il pubblico mentre Tabbi va a sbagliare il primo tiro libero. Uno su due per Tabbi, meno 10 per la squadra ospite e la Virtus supera metà campo con Marco Reali, la palla arriva a Bisconti molto lontano dal canestro che consegna per Antonio De Fabritis che gira due volte intorno al blocco del compagno, si butta dentro, scarica in angolo per Cecchetti che finta il tiro, Yerbs gli frana addosso, fallo del capitano ospite, quarto fallo di squadra e c'è il bonus, quindi dal prossimo fallo la Virtus andrà in lunetta per due tiri liberi, nel frattempo Antonio De Fabritis si incarica di questa rimessa, esce Marco Reali a prendere la palla, ecco che De Fabritis, ancora lui che prende palla, cerca Bisconti, spalla a canestro, Bisconti mette la palla a terra, c'è un raddoppio, riapre su De Fabritis, tutto solo, dall'arco! La tripla di Antonio De Fabritis! Jovancic opposto a Cecchetti, chiama Tabbi a Di Pierro, 6 secondi per chiudere l'azione, Jovancic finta, poi si prende il tiro da due che è corto, Reali che supera in palleggio la metà campo, Yerbs gli si oppone,
Reali chiude il palleggio, serve Bisconti, ci sono 11 secondi per chiudere l'azione. De Fabritis penetra dal tiro libero, sbaglia, recupera il suo rimbalzo, riapre su Cecchetti, nuovo possesso offensivo. Cecchetti chiama via Di Bello, Cecchetti va a prendersi la riga di fondo, scarica su Di Bello che tutto solo dall'angolo tira, il tiro non va, il rimbalzo viene controllato da Jerbs e salvato miracolosamente da Jovancic. Siamo già dall'altra parte con Di Pierro che attacca Di Bello, poi si ferma perché l'area era presidiatissima dal rientro di tutti i ragazzi virtussini. Di Pierro si arresta, supera Bisconti, slalomeggia, va in angolo da Jovancic che forse ha pestato la riga di fondo. Di Pierro si arresta ancora, supera con una finta Di Bello ma sbaglia ancora, rottura prolungata della squadra ospite che praticamente non ha mai segnato in questo quarto quarto, e la Virtus con 11 lunghezze e palle in mano. Cecchetti va in attacco e gli arbitri colgono il fallo in attacco del nostro capitano che ha sbracciato in maniera troppo evidente. 3:30 da giocare più 11 per la Virtus, bisogna tornare ora a difendere forte per impedire alla squadra ospite di riavvicinarsi. La Virtus sta giocando un quarto quarto veramente intenso. Mancano 3:30 alla fine, 74-63 per la Virtus e Fire. Grassi con la palla in mano, opposto a Di Bello. Di Bello che pressa tutto campo, Jovancic cerca un improbabile passaggio per Grassi, palla persa e torna in campo Martino al posto di un positivissimo Di Bello che lascia il campo tra gli applausi del pubblico. La Virtus e Marco Reali che prende la palla per superare metà campo, più 11 e palla in mano. Reali aspetta il movimento, Martino, Bisconti ha preso posizione, riceve ora, ribalta il clato per Cecchetti che finta il tiro, poi cerca di buttarsi dentro, si gira, tiro sul perno, la palla non va, Bisconti non riesce a controllare il rimbalzo che dopo una deviazione finisce sulle mani di Di Pierro che in ball handling contro Reali cerca di scaricare su Tabbi, ancora una persa per la squadra ospite in rottura prolungatissima. De Fabritis in palleggio, non ferma il palleggio, poi serve Cecchetti, non c'è passaggio, Reali dall'angolo da tre, il tiro esce beffardamente, la tripla di Reali che poteva uccidere la partita. Martino nel frattempo va a spendere un fallo su Di Pierro. È il terzo fallo per Andrea Martino, 2:25 da giocare. La Virtus ha 11 lunghezze di vantaggio. Grassi rimette su Jovancic che riapre su Tabbi che si prende un tiro da tre che non va. Bisconti pulisce tutto e Reali a superare la metà campo. Marco Reali aspetta il movimento, De Fabritis in angolo, si alza da tre De Fabritis, il tiro si alza e poi il dai del basket, accolgono nella retina la conclusione da tre di De Fabritis, 77-63 più 14, 1:52 da giocare con Bisconti che fa stoppare Di Pierro. Cambio per le file di Vasto, entra in campo il classe 2000 con il numero 8 Andrea Marino, esce il numero 7 Vincenzo Di Pierro, veramente è stato confusionale in questo quarto quarto, più 14, la Virtus ora è in difesa, è proprio Marino che rimette la palla. Ancora cambio, torna
esce Jovancic ed entra Cordici. C'è una brutta palla persa da parte di Vasto. Marco Reali con a superare la metà campo posto a Marino, 14 punti e palla in mano con 1.41 da giocare. Bisconti consegna a De Fabritis, De Fabritis non interrompe il palleggio, poi però si fa sottrarre la palla da Grassi, grande azione difensiva del doppio zero che penetra, si appoggia su Martino ma sbaglia, è Cecchetti che porta all'altra parte la palla, va in penetrazione per Bisconti che affonda Tremoni, la schiacciata che suggella questa prestazione virtusina, un quarto fantastico dei ragazzi di Coach Origlio. Ora Yerbs realizza la tripla, cambio anche per Coach Origlio che dà campo a Stefano Perugino, esce il capitano Cecchetti tra gli applausi del pubblico virtusino, più 13, 1.09, cambio anche dalla parte di Vasto, esce Grassi e rientra Pace. E si prepara sul colpo del cambio anche Filippo Cianni per fare il suo esordio in Serie B. Ecco Martino, Bisconti, gioco a due, Martino prende il centro, sbaglia il tiro, il rimbalzo è di Tabbi, la palla di Yerbs, Yerbs supera la metà campo, 47 secondi, Yerbs gira intorno al blocco, poi va a interrompere il palleggio, serve Tabbi, un alley-oop che non va. Vediamo se riuscirà a fare il suo esordio in campionato Filippo Cianni. Martino con la palla la consegna a Marco Reali, ultimi 20 secondi. Reali che affronta Marino, lo supera, scarica per Perugino che si prende la tripla, corta, non va, rimbalzo di Tabbi, fallo di De Fabritis che spende il fallo ed eccolo! Tra gli applausi del pubblico virtusino, falso esordio in Serie B con il numero 4 Filippo Cianni. 79-66 dice il punteggio, la rimessa è per Marino, Yerbs è l'ultima azione, 11 secondi, Yerbs tira ancora da tre, il tiro non va, Bisconti consegna palla a Filippo Cianni che prova una sortita, butta una preghiera, per poco Filippo Cianni non sbaglia l'esordio con una clamorosa conclusione da tre, ma finisce qui a Valmontone la Virtus Hellfire, batte per 79-66 la BCC Vasto e si consolida al 12° posto della classifica, quindi play out da 12° per la squadra di Coach Origlio che con un quarto vissuto veramente alla grande ha ribaltato l'esito di questa partita. Prima di salutarvi andiamo a darvi qualche numero. Andiamo a darvi qualche numero di questa partita. La Virtus Hellfire ha avuto 19 punti da uno splendido Antonio De Fabritis, 10 da Marco Reali, 2 da Luca Poggetti, 2 da Dario Scodavolpe che a causa di un infortunio non è più rientrato in campo dopo il primo quarto, 17 punti di Luca Bisconti conditi da 9 rimbalzi, quindi Stefano Perugino, 4 punti fondamentali di Pierclaudio Di Bello, uno strepitoso Stefano Cecchetti, 20 punti per lui, 5 punti per Martino e Filippo Cianni. Per Vasto abbiamo 11 di Grassi, 11 di Di Pierro, 13 di Jovancic, 10 di Casettari, 10 di Yerbs, 7 di Tabbi, 4 di Pace. Dalla terza struttura di Valmontone è tutto, la Virtus Hellfire ha battuto per 79-66 la BCC Vasto, a risentirci per i prossimi appuntamenti.